sullo stesso argomento, ma anche su quanto sta facendo la Regione Lombardia nel campo cinematografico, abbiamo intervistato l'assessore alle culture Cristina Cappellini. Assessore Cappellini, l'assessore alle culture della Regione Lombardia, è inevitabile qui da Bergamo ricordare che è una delle candidate, questa città, ad essere la capitale europea della cultura per il 2019. C'è questo però, un'altra città che è candidata a Mantova, quindi per non far torto a nessuno si è arrivati ad una soluzione. Sì, beh, innanzitutto noi, per noi come Regione Lombardia, avere due città, due bellissime città lombarde candidate è un orgoglio, una soddisfazione. Entrambe le città meriterebbero per motivi diversi, ma tutte e due secondo me avrebbero le carte in regola per competere. L'idea che stiamo valutando in questi giorni, e spero che di arrivare a un finale, diciamo un obiettivo raggiunto e positivo, sarebbe quella di unire le forze e puntare a avere una candidatura lombarda anziché dividersi tra due città. Quindi stiamo lavorando con i presidenti delle due province, Bergamo e Mantova, e con i due sindaci per accogliere e realizzare questa proposta fatta dal presidente Maroni di unire le forze in una sorta di gemellaggio e competere insieme a questo grande e importante titolo. Anche questa sera ha ricordato quello che è stato fatto in questi primi mesi per quanto riguarda il suo assessorato, 30 milioni di euro stanziati, ha parlato anche di sale cinematografiche. In proposito, ricordiamo che c'è anche un bando da 3 milioni, no, per aiutare il mondo dello spettacolo. Sì, noi abbiamo voluto puntare molto sul cinema in quanto strumento di sviluppo dei territori e di creazione, per creare un indotto anche turistico. Abbiamo sostenuto ancora una volta il centro sperimentale di cinematografia della sede lombarda, diciamo, del centro sperimentale di cinematografia, che rischiava di chiudere per mancanza di risorse, perché crediamo in questo centro e soprattutto crediamo nella creazione di questo polo cinematografico che speriamo di riuscire a concretizzare nei prossimi mesi all'ex manifattura tabacchi, investendo molto quindi sul cinema d'impresa, sull'audiovisivo, che è uno dei settori di punta di Milano e della Lombardia, e attraverso la Lombardia Film Commission generare un fenomeno di cineturismo per attrarre produttori e troupe straniere a girare film, fiction, pubblicità o spot sul nostro territorio, per mettere in mostra anche le bellezze del nostro territorio. Per quanto riguarda le sale cinematografiche, apriremo a breve un bando di 3 milioni di euro per l'ammodernamento delle sale, la digitalizzazione, che effettivamente rappresenta un costo significativo per queste strutture, ma sono interventi necessari per l'adeguamento e per essere al passo coi tempi. Tra l'altro, proprio in questi giorni Piazza Lombardia è stata una location di un film indiano, no? Sì, tra l'altro una produzione molto importante, ho parlato proprio giorni fa con i responsabili di Lombardia Film Commission, anche loro molto contenti di essere riusciti a portare a Milano come Bellagio le riprese di questo film, che verrà distribuito in misura notevole in India ma anche in altri paesi, con tra l'altro due dei più importanti attori indiani del momento, che hanno apprezzato molto le bellezze dell'ario e della città di Milano, e quindi è un buon segnale di investimento e di attenzione da parte delle produzioni straniere verso il nostro territorio. Speriamo che dia buoni frutti in termini di turismo e di indotto economico.